Signori, buonasera e ben ritrovati a tutti. Sono Francesco Iacomelli, agente immobiliare dell'agenzia Remax Prestige di Bologna. Chiudiamo questa settimana, nel 1° di maggio, con un nuovo evento di Open House virtuale, sempre in diretta dalla nostra pagina di Facebook, Simone Rossi, Vendere Casa Bologna. Come sempre vi chiedo un attimo di pazienza perché dobbiamo dare l'opportunità a tutti di collegarsi alla diretta. Intanto, come sempre, chiedo un feedback sulla qualità dell'audio e del video della diretta. Intanto sono doverosi i ringraziamenti a tutto il mio team che mi permette di realizzare le dirette degli open house virtuali. Mi rifaccio dallo staff tecnico, da Francesco Saggio e Stefano Altomonte, ed il nostro fotografo Paolo Cola, fotografo e videomaker, e i miei colleghi Giulia Gandolfi e Simone Rossi. Grazie a tutti perché abbiamo fatto una bellissima esperienza questa settimana. Ogni sera siamo stati in diretta dalle 21 e ci auguriamo che da lunedì ad oggi siamo riusciti a perfezionarci sicuramente in meglio, spero. Saluto Maurizio, saluto Sonia, grazie Sonia per il tuo riscontro. Buonasera a tutti. Tutto perfetto, grazie Giulio, mi fa molto piacere. Ecco, intanto per intrattenervi un attimino che vi lascio in attesa di iniziare la visione dell'open house, vi ricordo che nel titolo trovate un link. Cliccando sul link accedete ad un semplice format e compilando il format avrete due opportunità. La prima è quella di richiedere la documentazione dell'appartamento. Di conseguenza vi verrà inviato un pacchetto informativo dove all'interno troverete documentazione completa sia dell'appartamento che del condominio stesso. Inoltre troverete un vademecum che vi invito a leggere, in quanto nel vademecum sono riportati nel dettaglio tutti quelli che sono passaggi, sia per avanzare un'eventuale proposta d'acquisto e poi eventualmente per giungere al rogito notarile di compravendita. Bene. Chiaramente, una volta esaurito l'open house virtuale, l'agenzia sarà a vostra completa disposizione per interagire con voi, ricontattarvi in modo da darvi il maggior numero di informazioni possibili, rifare il punto per capire se effettivamente l'appartamento che stasera vi andremo a proporre rispecchia quelle che sono le vostre esigenze, sia per posizione sia per tipologia. Se ci sarà la conferma da parte vostra, andremo poi a comunicarvi quelle che saranno le date e gli orari dedicati per visionare l'immobile. Scontato dirlo, ma lo voglio sottolineare,
il nostro team e la nostra agenzia si sono attrezzati con tutte le dotazioni del caso per mettervi, sia voi acquirenti, ma anche lo stesso proprietario e noi stessi agenti immobiliari, nelle migliori condizioni di poter svolgere le visite nella massima serenità e nella massima tranquillità, rispettando tutte quelle normative di buon senso. Saluto Andrea Russo che mi chiede se mi può clonare. Non lo so, devi chiedere a Simone Rossi. Intanto faccio un pochino di saluti. Stasera sciogliamo anche le tensioni perché, ripeto, come ho detto la prima sera, l'open house è la mia attività all'interno del team Rossi. Mi sono sempre occupato solo ed esclusivamente di open house. Da oramai quasi 3 anni ne abbiamo fatti veramente tanti, ma solo dal lunedì scorso abbiamo iniziato l'esperienza dell'open house virtuale. E quindi chiaramente, dato l'emozione della prima sera e anche l'inesperienza a livello tecnico, sia per quanto riguarda i video, sia per quanto tutto quello che ne concerne, all'inizio non è stato semplice, ma sicuramente ci miglioreremo e sarà uno strumento che sicuramente andremo a riutilizzare da qui al breve futuro. €100 al minuto, costo caro. Saluto Alessandra. Aggiungo, qualora ci fosse l'interesse per visionare l'immobile ed avanzare una proposta di acquisto, ripeto, nel titolo della stessa diretta trovate un link. Accedendo a questo link avrete l'opportunità di richiedere la documentazione che vi invito a leggere attentamente perché la documentazione vi aiuta a comprendere meglio quelli che sono i termini e le condizioni per valutare l'acquisto dell'immobile e avrete l'opportunità poi di dare conferma ed iscrivervi per la visita sull'immobile. Intanto inizio nel darvi un pochino di indicazioni a livello di zona. Abbiamo parlato che stasera tratteremo un immobile nei pressi del centro storico. Ecco, più esattamente ci troviamo in via del Borgo di San Pietro al 125. Siamo a circa 250 metri da via Irnerio e dal Parco della Montagnola e siamo a poco più di 1 chilometro da Piazza Maggiore. E quindi questo è una tipologia che sicuramente rispecchia l'esigenza di chi vuole abitare nei pressi del centro storico. Zona, chiaramente, siamo in un contesto residenziale, quindi zona molto ben servita, sia sotto il profilo delle attività commerciali che quello dei trasporti. Saluto Rossano, Cancellara, Maurizio, sicuramente questi sono colleghi, mi fa sempre piacere avere i colleghi Remax in ascolto. Altri 2 minuti di pazienza e poi iniziamo con la visione del video. Voglio darvi allora, visto che siamo nell'attesa, ecco, saluto Elisa Giuliani che inizia col fare una domanda corretta, grazie Elisa per la domanda,
Elisa chiede se c'è il balcone. No, Elisa, il balcone in questo immobile non è presente. Altri due minuti di pazienza, intanto vi spiego quelli che saranno anche i protocolli da seguire per le visite. Chiaramente, come ci è stato detto a livello politico, dal 4 di maggio riprendano anche le attività immobiliari. Chiaramente, quello che era la fruibilità di chiamare l'agenzia nei periodi pre-coronavirus, dove era sufficiente alzare il telefono, fare due chiacchiere con l'agente immobiliare e fissare il sopralluogo e la visita, ahimè, in questo periodo specifico di emergenza sanitaria attuale non sarà possibile fare le visite ad ogni giorno e ad ogni ora. Ecco per cui ci siamo anche attrezzati con questo tipo di modalità per farvi visionare le case, in quanto l'obiettivo dell'agenzia è quello di mettervi da subito, anche con la visione del video, nelle migliori condizioni di capire un pochino più a fondo se l'appartamento che avevate visto a suo tempo in pubblicità rispecchia esattamente o a grandi linee quelle che sono le vostre esigenze, sia per la posizione sia per la tipologia. Chiaramente, se poi l'immobile risponderà alle vostre esigenze, verranno stabiliti dei giorni dedicati e degli orari dedicati, dove le persone in forma singola avranno modo di accedere all'immobile. Scontato dirlo, dotato di calzari, guanti, mascherina e gel disinfettante. Bene, signori, mi scuso per l'attesa, anche sotto questo punto di vista cercheremo di migliorarci. Intanto Francesco Bonventre ci chiede se si può anticipare la metratura e il prezzo. Certo, si tratta di un appartamento di circa 104 metri quadri e la richiesta è di 270.000 euro. Bene, signori, a questo punto sono le 9:01, direi di iniziare con la visione del video e buona visione a tutti. Bene, ci troviamo, signori, all'esterno del condominio. La palazzina che vedete sulla destra è il civico 125, dove è alloggiato il nostro appartamento. La visuale che abbiamo adesso è dal lato del viale Borgo Masini, e quindi siamo sul lato opposto del centro storico. E questa è la facciata del nostro condominio. Mi soffermo velocemente per darvi da subito qualche dettaglio, qualche informazione sullo stato e sulle caratteristiche del condominio. Si tratta di un condominio degli anni 50, disposto su 6 livelli e composto da un totale di 18 unità abitative. La copertura del condominio è a lastrico solare, e gli interventi di straordinaria manutenzione che sono stati fatti negli anni sono le seguenti. Nel 2019 sono state rifatte le cantine. Nel 2015 è stata sostituita la caldaia che riguarda il riscaldamento centralizzato del condominio. Nel corso degli ultimi anni è stata fatta una revisione completa dell'ascensore e nel 2004-2005 è stato ripristinato e ristrutturato l'impianto fognario. Bene, riprendiamo la visione del video. Ecco, qui siamo già all'interno del nostro appartamento, nel disimpegno d'ingresso. Mi soffermo nuovamente per mostrarvi la planimetria dell'appartamento che stasera vi proponiamo. Si tratta di un quadrilocale. La freccetta che vedete sulla destra indica l'ingresso dell'immobile, dove abbiamo un accesso su un primo disimpegno ingresso. Alle spalle abbiamo la sala, centralmente l'accesso sulla cucina abitabile.
avvicinandosi al disimpegno noto, abbiamo subito sulla sinistra un ripostiglio, a seguire due camere matrimoniali ed un bagno. Gli affacci dell'immobile, dei quattro vani principali, sono tutti e quattro su Via del Borgo. Bene, riprendiamo il nostro video. Ok, ed iniziamo con la visione dell'interno. Le note tecniche che riguardano l'appartamento oggetto di vendita sono le seguenti. L'appartamento è al quarto piano di 6, dotato di ascensore. Ecco, questo è il primo vano di sinistra e ci troviamo nella sala. Ho piacere di darvi anche un'indicazione di quelli che sono le superfici, sempre con l'obiettivo di aiutarvi nella comprensione anche di quelli che sono gli spazi e la fruibilità. La sala è all'incirca di 20 metri quadri. Dicevamo riguardo alle note tecniche. L'immobile, quando è stato acquistato dall'ultima proprietà nel 2001, ha subito una parziale ristrutturazione. E nello specifico sono stati rifatti e ristrutturati gli impianti, e quindi abbiamo impianto elettrico ed impianto idraulico certificati. Sono state sostituite le serrande esterne e gli infissi esterni sono stati smontati ed è stato sostituito il vecchio infisso singolo con dei nuovi vetri doppi. L'infisso della sala è molto ampio, quindi permette nelle ore pomeridiane, avendo un'esposizione a sud-ovest, e quindi non solo per la zona giorno ma anche per tutti gli altri vani, di avere degli ambienti molto molto luminosi. Ecco, qui vediamo il dettaglio del tavolino e si può vedere la larghezza del fronte dell'infisso, che praticamente è largo quanto la superficie della larghezza della stanza stessa. Nella zona giorno, compreso sala, cucina e disimpegno, abbiamo pavimenti in graniglia. Ringrazio Alessandro Lanzarini per i complimenti, sempre gentilissimo. Ecco, qui siamo passati dalla zona soggiorno alla cucina. Inoltre, vi aggiungo ulteriori note che riguardano sempre la parziale ristrutturazione del 2001. Sono state sostituite le porte interne, è stato rifatto il bagno, sono stati installati dei nuovi termoarredi, esempio come quello che abbiamo visto prima nella sala. Il riscaldamento, abbiamo riscaldamento centralizzato con valvole contacalorie, e le spese all'incirca annuali, quindi comprensive di riscaldamento, sono pari a 2.000 euro, preventivo per l'anno 2020. Grazie Matteo Rossi, gentilissimo.
Chiaramente, riguardo agli arredi, la nostra politica è di presentare gli appartamenti liberi da persone e da cose. Se successivamente alla visita ci fosse l'interesse di valutare l'acquisto degli arredi in modo parziale o completo, gli arredi possono essere oggetto di una ulteriore trattativa, salvo quelli che sono gli arredi, ecco, quando parlo di arredi completi, chiaramente c'è da valutare quelli che possono essere degli arredi dove lo stesso proprietario ha dei legami affettivi che non verranno lasciati, però ecco, faccio sempre esempio pratico dell'angolo cottura, quello può essere sicuramente valutato. Siamo usciti dalla zona giorno, avete visto il disimpegno notte e il primo vano che in questo caso è stato adibito a studio, locale di sgombero, può essere tranquillamente adibita a camera matrimoniale, in quanto abbiamo una superficie di oltre 17 metri quadri. I signori, essendo una coppia, ad oggi hanno l'esigenza di una sola camera. Quindi questo vano che state vedendo è stato arredato per un uso diverso dalla camera da notte. E la ripresa di adesso ci fa vedere l'affaccio su Via del Borgo. Ecco, la ripresa è sul lato dei viali di Borgo Masini. Sullo sfondo abbiamo visto il bagno e la seconda stanza che troviamo è la camera da letto. Anche questo vano molto ampio, in quanto si parla di 16 metri quadri e 90. Quindi abbiamo due camere matrimoniali, di conseguenza un appartamento che sicuramente risponde all'esigenza di una famiglia con un figlio o sicuramente anche due figli. Il pavimento della zona notte, quindi delle due camere da letto, a differenza della zona giorno e del disimpegno, sono rifiniti in parquet. Usciamo dalla camera e vediamo il bagno. Bagno, come accennato in precedenza, completamente ristrutturato nel 2001 e, a differenza degli altri infissi, l'infisso esterno del bagno è stato sostituito e installato un nuovo infisso. Qui abbiamo visto il dettaglio della vasca idromassaggio con anche l'impianto di doccia, attacco lavatrice, lo stato attuale è uno stato buono abitabile, bene, siamo arrivati al termine del nostro video. Vi propongo la planimetria in modo tale da riassumervi velocemente quello che abbiamo visto e quelle che sono le caratteristiche principali dell'immobile che stasera vi proponiamo. Ricordo quindi che siamo in via del Borgo San Pietro al civico 125. Si tratta di un appartamento al quarto piano di 6. Composto da 4 vani. Abbiamo un ingresso su un ampio disimpegno, sala, cucina abitabile,
ripostiglio, due camere matrimoniali e bagno. Ricordo gli affacci degli appartamenti, esposizione sud-ovest con affaccio su via del Borgo San Pietro. Nel 2001 l'appartamento ha subito una parziale ristrutturazione e quindi abbiamo impianto elettrico ed impianto idraulico certificati, infissi con vetri doppi e bagno ristrutturato. A livello di accessori abbiamo una cantina e, ricordo, riscaldamento centralizzato. Classe energetica F, richiesta 270.000 euro e, ultimo dettaglio, ma non meno importante, i tempi di consegna. I tempi di consegna sono all'incirca di 10-12 mesi. I signori vendono perché i figli sono grandi, hanno liberato la casa e quindi vogliono ridurre gli spazi con una nuova abitazione. Quindi vogliono avere la serenità di trovare un nuovo acquirente, ma avere anche il tempo per avere la serenità di trovare un nuovo immobile. E quindi sicuramente questo dettaglio fa la differenza per coloro che invece hanno bisogno di trovare la nuova abitazione in un breve periodo. Sicuramente questo è l'oggetto che non fa al caso vostro. Se invece non avete un'esigenza di tempistiche, ricordo di nuovo, consegna dell'immobile a 10-12 mesi. Mi chiedono il link, ok, chiedo allora, vedo il modo di mettervi nei commenti il link della diretta. Ecco, il link che vedete ora in sovraimpressione è quello della diretta, ora però cerco di incollarlo anche nei contenuti, però chiedo un aiuto da casa perché non riesco ad incollarlo. Intanto che rimango in attesa di un aiuto per mettervi in sovraimpressione il link, ricordo a tutti la modalità sia per richiedere la documentazione sia per visionare l'immobile. La procedura è molto semplice. Sul link che adesso vi verrà di proposto avrete l'opportunità di compilare un semplice format. Una volta compilato il format riceverete la documentazione. In seguito, se interessati, verrete ricontattati dall'agenzia, sempre con l'obiettivo di riapprofondire quelle che sono le caratteristiche, i termini e le condizioni essenziali della vendita di questo immobile. Se avremo la conferma del vostro interesse, vi verranno indicate le date e gli orari per visionare l'immobile. Intanto vedo se ci sono altre domande. Ecco, è stato messo il link per accedere alla documentazione. Intanto vi invito, perché siamo in chiusura, a farmi delle domande qualora ci fossero dei dubbi o dei chiarimenti. I totali metri cubi. Intanto, signor Cavallini, inizio con darle metri quadri. Si parla di un immobile di circa 104 metri quadri. Metri quadri, sicuramente immaginavo. 104 metri quadri. Bene, signori, vedo che non ci sono altre domande. Andiamo in chiusura. Vi ringrazio come sempre per la vostra presenza. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi auguro un buon weekend e ci vedremo sicuramente presto per un nuovo open house virtuale. Ciao a tutti!